Greta ha reagito così. Sembra che il nostro ultimo incontro non sia servito a nulla. L'ho fatto per te, sono venuta in un reality e sono andata contro i miei principi, visto che questo mondo non mi appartiene nemmeno. Ho provato a indicarti la strada e a farmi capire, ma a me sembra, passami il termine, che ti sei rimbambito del tutto. Quello che ho visto in questi ultimi giorni e quello che hai fatto con Sofì è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti, e complimenti anche a lei. Comunque io ti dico una cosa, a ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria, quindi vedi tu. Bene, chiarissimo. Ed è molto chiara anche la strategia con la quale Sofì è entrata qui, no, dentro. Sicuramente, ci sta continuando a provare a mettersi, arrampicandosi su ogni specchio che può. Sì. Dai, parla ogni volta che uno parla, dai, brava, chiara e coerente con Gianmaria, dicendogli: Gianmaria, posso parlare un attimo io, per favore? Allora, senti, Gianmaria, rispondi prima a Greta, sì, che credo che sia la cosa più importante. Esatto, assolutamente. Tra me e Sofì non c'è nulla, abbiamo parlato sempre sinceramente di Sofì, anche ieri abbiamo parlato. Ciao, io esco. Quello che ci siamo detti, la prima cosa che ho detto a Sofì, ho detto: non ho interesse nei tuoi confronti perché c'è una persona fuori alla quale tengo. Se non ci fosse stata questa persona. Greta ha parlato però di mancanza di rispetto, vuol dire che quello che ha visto non le ha fatto piaciuto, eh?